forse i nostri commenti vanno un attimo ridimensionati rispetto a quello che abbiamo visto. Al di là di quello che Samuel ha fatto sul ghiaccio, è forse il programma che non ha convinto, proprio il tipo di programma, intendo dire, non i contenuti. È un programma che non coinvolge, che appassiona relativamente poco, e forse sconta questo fatto. Andiamo a vedere adesso Brian Joubert, riser di Safri Duo, un Joubert che vanta un 86-90, l'unico che si è avvicinato allo stagionale di Plushenko, che però ha ritoccato proprio in questa gara il, possiamo dire, chiamarlo record mondiale con 91,30. Joubert che però esce da un intervento chirurgico al piede, si è tagliato un piede di recente, quindi vediamo cosa è riuscito a rimettere in piedi in pochissimo tempo. Qui si va per il quadruplo e c'è, seguito dal doppio tolo, però doppio tolo, quindi non triplo ma doppio. E triplo alzo, molto bene. Passi che precedono il Lutz, ottimo anche triplo Lutz. Line 6 spin. Ottimo il cerchio. Molto buona la combinata. Parte adesso per la sequenza di passi di linea retta. Deciso Brian Joubert a dar battaglia ed Evgeny Plushenko. Sarà battaglia tra Plushenko e Joubert. Decisamente sarà battaglia, e sembra che da questa sfida abbia tratto una forza incredibile. Non l'ho mai visto pattinare così determinato, così pulito negli elementi di trottole, di passi, con degli accenti di energia incredibile. Andrea Bongiovanni, uno dei migliori Joubert di sempre abbiamo visto. Sì, indubbiamente, lui quando pattina bene è perfetto, cioè è una banalità questa, ma nel senso, quando non commette errori è veramente straordinario, perché poi regge tutto il programma fino in fondo, ha queste sequenze di passi straordinarie, la capacità di coinvolgere il pubblico, credo veramente il miglior Joubert a fronte del miglior Plushenko di sempre, insomma una grandissima gara. E forse qui è già l'Olimpiade in qualche maniera, nel senso che poi non so quanto nordamericani e asiatici potranno fare contro questi due campioni. Da tenere presente anche però le buone condizioni
di Cipher, di Chan, di Nobunari Oda, dello stesso Lysacek, ma ci sono dei possibili protagonisti, dei possibili avversari. Tra l'altro Nobunari Oda, che con il suo programma, lo Charlot, il Charlie Chaplin, è molto convincente, anche se un po' forse caratterista e non valore assoluto. Qui intanto andiamo a rivedere Joubert. Tu hai espresso un po' un'espressione perplessa riguardo quest'ultima valutazione. Intanto sto guardando l'arrivo di quel quadro, spero che sia buono, perché visto la fine poteva essere un pochino di più. No, a me viene da pensare adesso, alla luce di questa classifica, aspettiamo il punteggio di Joubert, che di nuovo siamo al fatto che sì, il bel pattinaggio conta, la bella performance anche, le trottole anche, ma devi avere il quadruplo per stare là in cima all'Olimpo. E che hanno il quadruplo, sì, sono in parecchi oramai, non è Oda ma è Takashi che avrà il quadruplo, non credo Lysacek ma Apot, quindi potrebbe essere una gara aperta comunque l'Olimpiade. Certo, lo spessore di questi due personaggi, l'esperienza, la personalità sul ghiaccio, proprio il modo in cui affrontano la gara, attaccano la gara, hanno qualche cosa di più, qualcosa del vero campione. Però tu hai visto, al di là della balaustra, Maxim Stavinsky, che con Albena Denkova un po' rappresenta la coreografia, Denkova e Stavinsky, ma lui soprattutto Maxim Stavinsky, che viene da un periodo particolarmente difficile, travagliato a seguito di un incidente automobilistico che lui stesso ha provocato e che ha causato la morte di una persona e il grave ferimento di un'altra. Eccolo sulla destra, campione del mondo, campione olimpico, ha avuto una condanna al carcere, anche perché è stato respinto in un primo tempo il risarcimento da parte delle famiglie, poi Stavinsky è uscito di prigione riconoscendo completamente la propria responsabilità. E intanto, al di là delle vicende giudiziarie, il campione di Poitiers stabilisce il nuovo primato personale con 88,55 e si conferma allora quanto abbiamo detto poco fa. Buon Giovanni, sarà lotta tra Plushenko e Joubert, è un antipasto di Vancouver. Sì, una lotta straordinaria a livelli incredibili.